Impressioni sono come quelle del primo giorno quando sono arrivato 6 anni fa, quindi quando subentri e al di là che conosci l'ambiente sai sicuramente che sei chiamato a migliorare una situazione che in questo momento c'è da migliorare. La società mi ha chiesto, ecco, come solitamente, di cercare di lavorare come ho sempre fatto, cercando di dare un'impronta alla squadra, una motivazione ancora, perché magari di cercare uno stimolo, perché magari un attimo quando non vengono dei risultati, magari tante volte il messaggio che aveva voluto dare il presidente per dare, si dice, la classica scossa, diciamo, e mi auguro, come magari è stata data l'anno scorso quando sono andato via, mi auguro adesso che riusciamo a darla tutti insieme, perché io magari non ho la bacchetta magica, da solo non posso fare niente, che ecco, cerco e da dare quella scossa a tutto l'ambiente, magari per cercare di invertire, ecco, la situazione dei risultati che al momento sicuramente non sono consoni alla potenzialità della squadra. Come mai, Roberto, in queste 3 stagioni più forti a Pineto si sono avvicendati allenatori? Abbiamo cambiato forse troppo, questo sono d'accordo, però se in questi anni il Pineto poi alla fine ha raggiunto sempre più o meno gli obiettivi che si era posto, anzi ha raggiunto sempre gli obiettivi che si era posto, forse anche questo ha permesso tutto ciò. Non so se è la migliore soluzione, perché penso che ci sia sempre un tempo per decidere. Forse valutiamo nel lasso di tempo, deve essere un po' più grande per decidere se il lavoro è stato fatto bene o male. Però voglio dire, in questi anni il Pineto ha sempre fatto bene, vuol dire che questa cosa è sempre stata giusta.